ragazzi, adesso facciamo entrare il primo protagonista di oggi, che è Giuseppe Fiorello. Abbiamo molti motivi per farci questa chiacchierata oggi. Ho sentito, eh? Che te ne pare? Le parole hanno un peso adesso, eh? Attenzione. Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. È stato molto carino a cercare di tranquillizzare gli animi. E... insomma, ti fa onore. Grazie. Bravo. Poi dopo, un po' più avanti ti dico, anch'io in queste ore ho ricevuto, diciamo, dei commenti paradossali, quei commenti, perché qui si parla anche del paradosso, cioè lui diventa razzista nonostante... sia la vittima della situazione. Esattamente, e dopo te ne racconto una. Molto volentieri. Cominciamo, allora, intanto, siccome abbiamo due appuntamenti da certo. dare, no? Entrambi molto impegnativi, perché a te piace metterti proprio a servizio della storia e dei grandi personaggi che ci ricordano sì. quello che siamo stati e perché siamo arrivati fino ai nostri giorni così. E anche la strada magari che c'è ancora da fare. Allora partiamo con il primo appuntamento, mercoledì prossimo, su Rai 1 va in onda un docufilm sì. che parla di un eroe nazionale, perché poi, grazie a lui, l'aviazione, che festeggerà presto i 100 anni, l'aeronautica militare italiana, ha iniziato un percorso. Un percorso molto bello di cui fra poco vi parleremo. Entriamo subito con questo filmato, ripercorrendo un po' la tua professione, sì, nei vari personaggi che ci hanno dato qualcosa e che tu ci hai restituito. Grazie. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Grazie, grazie. Tanti, tanti, tante storie. Tante belle storie, personaggi, pezzi di vita, pezzi del paese, fatti storici, personaggi. E poi Modugno, insomma, lui ha un posto speciale nel mio cuore. Mi piace questa cosa, che facendoti interprete della nostra storia, interpretando la vita degli altri, in qualche modo ci consegni un testimone, lo consegni anche alle nuove generazioni. Tu hai due figli, insomma, di circa 20 anni, tutti e sì, due 20, più o meno. Sì, 17. Esatto. Secondo te, visto che hai questa possibilità di osservare da vicino le nuove generazioni, che rapporto hanno con la storia? I ragazzi di oggi sì, ma hanno un rapporto secondo me abbastanza immediato grazie alle tecnologie e ai motori di ricerca. Adesso basta poco, insomma, per cercare un fatto di cronaca, una storia, un personaggio importante che ha lasciato dei segni importanti, nel caso di Francesco Baracca ad esempio. Quindi la tecnologia secondo me aiuta moltissimo. Avvicina, dici? Beh, in secondo senso. Me sì, avvicina molto. Noi da quest'altra parte dobbiamo proporre pezzi di storia, pezzi di vita, perché loro si possano incuriosire, cercarli, trovarli e capire chi sono in realtà. Anche approfondire, e no? approfondirli. Tu ci permetti di approfondire per esempio la figura di Francesco Baracca, chi è? Io insieme alla Rai, insomma, tutto al regista Mario Vitale, che
ha scelto di raccontare questa storia. Eccolo qua, lui è Francesco Baracca, aviatore, un personaggio straordinario, un, penso di poter dire anche un visionario, un pioniere, un po' matto, un po' folle, insomma, perché... Come pionieri sanno essere. Come pionieri sanno essere, ha avuto, diciamo così, la bravura di capire come sarebbe andata l'aviazione, cioè che cosa, come si poteva trasformare quel volare molto complesso e molto difficile in qualcosa di più tecnologico. Già si parlava di tecnologia comunque anche all'epoca. Gli aerei che vedete sono degli aerei veramente complicatissimi. Stiamo parlando dei primi del Novecento, gli anni 10, anni 20. Sì, prima guerra mondiale, aerei complicatissimi. Si volava veramente con la forza del pilota, forza fisica, cioè il pilota era tutto, era appunto il pilota stesso, era il motore, la spinta, lo stesso pilota doveva fare più cose nello stesso momento, doveva tenere la cloche con una mano, col ginocchio teneva la cloche e con le mani cercava di ricaricare la mitragliatrice quando era posizionata proprio davanti al pilota. Quindi si trattava di trovare anche la tecnologia giusta. Vediamo e lui l'ha fatto, cioè, ha lavorato molto. Per questo. Esatto, vediamo l'anticipazione, sì. Perché poi anche su quello che stavi per dire abbiamo un altro bel momento. Sì. Fenomeno. Silenzio. Lo spettacolo è finito. Mo scende. Comandante. Tenente Baracca, chi gli ha dato il permesso di prendere l'aereo? Nessuno. Non volavo da 3 giorni, allora ho pensato... Lei non deve pensare. Deve eseguire gli ordini. I miei. La prossima volta che fa di testa sua la metto agli arresti. Siamo intesi? Signor, sì. Andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con Giuseppe Fiorello. Ruolo per un docufilm che andrà in onda il 29 marzo su Rai 1. Il 28 marzo invece ci saranno festeggiamenti incredibili perché l'aeronautica militare compie 100 anni e noi ci colleghiamo subito con Piazza del Popolo, dove c'è per noi una sorpresa bellissima. Eccoli là, la banda dell'aeronautica militare.
questa era la marcia d'ordinanza dell'Aeronautica Militare. Do il benvenuto al generale Giovanni Francesco Adamo, capo del quinto reparto di comunicazione, al pilota Francesco che conosceremo tra poco. Generale, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori. Sono giorni importanti di festa a Piazza del Popolo, c'è un via vai continuo, cosa sta succedendo? Sono giorni incredibili, abbiamo qua migliaia di persone che incontriamo e che vengono a visitare e a vedere 5 velivoli che abbiamo attrezzato qui a Piazza del Popolo, quindi abbiamo la possibilità per la prima volta di entrare in contatto con la popolazione che può direttamente vivere un'esperienza aeronautica, perché abbiamo anche 3 cupole che raccontano il passato, il presente e il futuro dell'aeronautica militare, quindi abbiamo la possibilità di incontrare persone che possono fare i nostri simulatori, possono salire sui nostri velivoli e possono fare un'esperienza e festeggiare insieme a noi questi 100 anni che culmineranno, come hai già detto, il 28. Quindi il 28 ci sarà questo sorvolo di tanti aerei, tutti i reparti dell'aeronautica militare che su Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica e di tutte le cariche istituzionali, saranno appunto qui a festeggiare il nostro 100° compleanno. E non solo, perché il 28, voglio ricordarlo, grazie, ma il 28 tutte le nostre basi saranno aperte. Eh sì, infatti poi ci sarà l'immancabile volo delle frecce tricolore, questo non l'ha detto, lo aggiungo io a concludere questa giornata di festeggiamenti. Gentilmente può passare il microfono a uno dei suoi piloti? Perché vorrei chiedergli proprio relativamente, certo, a Francesco Baracca, abbiamo qui in studio Giuseppe Fiorello, che cosa ha rappresentato per loro questa figura? Grazie mille. Intanto per noi Francesco Baracca è un mito, proprio perché il l'asso della caccia per eccellenza. Noi ci ispiriamo ancora ai suoi valori, che portiamo con orgoglio il suo cavallino sul nostro petto e sulle nostre code dei velivoli che provvedono alla difesa dello spazio aereo nazionale e della NATO. Il tratto distintivo d'umanità di questo personaggio, riesce a raccontarmelo brevemente? Guardi, i tratti distintivi di questo personaggio che lo contraddistinguono sono veramente la sua determinazione, il modo in cui si rapportava con sulle sue dottrine di comando che hanno ispirato noi e ispirano i futuri aviatori dell'Aeronautica Militare Italiana. Grazie Francesco, buon lavoro a tutti voi. Grazie mille. Anche e soprattutto per l'ultimo vostro impegno in Siria e Turchia a proposito degli aiuti ai terremotati. Vorrei vedere con te la seconda anticipazione, perché entra in scena un personaggio chiave. Sì. Chiave San Bartolomeo, a sua disposizione. Tenente Francesco Baracca. Comodo, comodo. E questo è il suo aereo? Sì. Lo riconosci dallo stemma, il cavallino rampante. Ah, sì, sì, ma io lo conosco bene. 80 cavalli di vapore spinti da 9 cilindri, decola velocissimo, ma ha un punto debole. Alle alte velocità ha forti vibrazioni. Bravo. Sembra che ne sai. Sì, gli aerei sono mia passione. Ne hai mai smontato uno? Veramente no. Trattori sì. Aerei, ma li conosco pezzo per pezzo. Trattori? Sì. Bartolomeo. Sì. Quassù devo andarci io, non vorrei rimetterci le penne per causa tua. Bartolomeo Chiovesan, che darà una mano a Francesco Baracca. Sì, sì, una bellissima storia di amicizia, fraterna, insomma. Ma sai, i militari in quell'epoca, ma anche oggi, questo è un progetto che in realtà per un gioco di specchi ci ricorda un po' quello che sta accadendo in questo istante, in questo momento. Russia, Ucraina, sono giovani soldati che vanno in guerra
c'è qualcuno che ha deciso di fare una guerra e loro vanno a combattere. Nessuno, io sono convinto, questo è un pensiero personale, che sono pochi quelli che vorrebbero la guerra in realtà, di quelli che poi vanno a farla fisicamente. Detto questo, quindi probabilmente lo spettatore ritroverà pezzi di vita dei giovani soldati di oggi, che si spera finisca prima possibile questa guerra, speriamo. Una grande storia di amicizia, un personaggio interpretato da Andrea Bosca, come solo lui sa fare, commovente, già solo a relazionarmi con Andrea sul set era veramente emozionante, dare le battute all'amico, al collega, che era, come si dice al cinema, di controcampo, ero di controcampo a lui, è grande, un grande attore, emozione. Abbiamo visto prima Luciano Scarpa in un ruolo straordinario, un cast bellissimo, diretti appunto da Mario Vitale, e quindi c'è soprattutto, ecco, volevo legarmi anche al profilo di Baracca, mi colpì in sceneggiatura una battuta tratta da alcune testimonianze che Baracca disse più volte: cerchiamo il più possibile di puntare l'aereo. Era un paradosso in guerra, cioè voleva, lui sperava sempre di salvare il suo nemico. Sperava sempre di salvare il suo nemico. E qualche volta ci è riuscito. Nel film c'è una scena che ci racconta questo. E qualche volta ci è riuscito. Non andava fiero del suo primato, perché era tra quelli che aveva un primato di quanti aerei aveva abbattuto nella sua carriera. E lui diceva sempre: vi prego, non ricordatemi questo primato, perché non ne vado fiero. Quindi era un soldato, un aviatore che lottava con se stesso, con la sua anima, con la sua coscienza, e infatti lui guardava molto alla sperimentazione del volo più che all'aspetto bellico dell'aereo. E dobbiamo anche a lui il volo civile, in realtà. Lo dobbiamo anche alla visione di questi uomini straordinari. Aggiunge qualcosa in più Andrea Bosca. Bello. Ciao Francesca, ciao Peppe, ciao a tutte e tutti. Allora, di nuovo insieme, dopo magnifica presenza di Ferzan Özpetek, un film che mi è rimasto nel cuore, In Cacciatori del Cielo di Mario Vitale su Rai 1. È un'esperienza bellissima con questo Francesco Baracca, che riconosce in Bartolomeo Piovesan, questo ragazzo che viene dalle campagne venete, l'intuizione, l'ingegno. E allora, visto che non partono dallo stesso punto di partenza, perché uno è molto povero e non istruito e l'altro invece è altolocato, ecco, allora l'intuizione di Francesco di far studiare questo ragazzo, di farlo crescere, l'ho trovata bellissima. E cementa un'amicizia che mette insieme un po' il cuore e la ragione, la follia e la capacità di essere invece molto concreti. L'ho trovata una cosa molto bella, una storia di un'amicizia unica che vedrete su Rai 1, mercoledì 29. Ci tengo tantissimo. Vi mando un abbraccio grande e vi ringrazio, perché è stato un momento umano veramente molto bello. Ciao! Ciao Andrea! Grazie Andrea! Ma c'è un altro appuntamento da dare, perché dal 23 marzo sei nelle sale con un bellissimo film. Adesso inizio a tremare. Ecco. Adesso inizio a tremare dall'emozione. No, dimmi tu. Ecco, quando vedo quell'immagine inizio a... Credimi, inizio a tremare. Mandatela a pieno schermo questa locandina. Mandatela a pieno schermo. Tremo perché sono ore veramente incredibili, giorni, ore incredibili. Che sta succedendo? Sta succedendo veramente quello che speravo, che molti ragazzi, come dicevamo prima, stanno conoscendo Tony e Giorgio, quei due ragazzi di Giarra che nel 1980 furono trovati uccisi perché si amavano. E molti ragazzi, attraverso la mia libera ispirazione, io mi sono semplicemente liberamente ispirato, insieme agli sceneggiatori Carlo Sassa, Andrea Cedrola e José Laporto, a quel fatto di cronaca, riscoprono quei due ragazzi. A quei due ragazzi gli è stata tolta la vita troppo in fretta. Io questo film l'ho immaginato, ho voluto immaginare un'estate dell'82 in Sicilia, con le musiche di Franco Battiato, il caldo della mia terra, quella luce, quei costumi, e in qualche modo dare loro, con la mia fantasia, un pezzo di vita che gli è stata tolta troppo in fretta. Sono felice. Ti giuro. E ti stanno premiando, perché anche in classifica sta andando benissimo, sì, mi dicevi poco fa. Sì, ma guarda, siamo nella classifica dei film più importanti in questo momento in sala,
Ma voglio dirti che sono orgoglioso perché è il cinema italiano che sta in classifica. C'è un altro film con Pierfrancesco Favino in classifica, film italiano, ci sono anch'io, film italiano, ce ne sono anche altri, film di genere diverso. Noi possiamo fare tutto col anche, cinema italiano. Anche restituire un senso di giustizia, anche perché restituire c'è il senso anche di giustizia. Questo in questo film, con grande poesia senz'altro, però era giusto raccontare questa storia e tu hai avuto il coraggio di farlo. Qualche giorno fa, Viva Rai 2 con tuo fratello, avete trasmesso parte di queste emozioni che veramente si godono guardando questo film e noi facciamo vedere il film. Alle 4 di mattino ho avuto la convocazione. Ecco. Ti dico solo questo, 4 del mattino. Bellissimo. E quando tan congiunta sada mi viene nascosta un tuo cuore con tutto che fora si mori n'amori scianizza d'amori l'amore viaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Mare, 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 voglio annegare. Perché sai fare tutto poi te, no? Quindi le emozioni ce le regali in tanti modi diversi. Questo a Franco Battiato. Il maestro Battiato. Franco Battiato, che il 23 marzo è stato il suo compleanno, il giorno dell'uscita del film, esatto. Casuale. Casuale. Mi piace pensare che le coincidenze non esistano, Giuseppe. È stata una coincidenza. Poco fa mi dicevi che ti colpiva quello che era successo ad Amaral con cui abbiamo aperto. Sì, mi ha colpito perché i giorni in cui è uscito il film, qualche giorno dopo, mi hanno detto che tra l'immensità di commenti, recensioni, critiche meravigliose, così, qualcuno ha scritto una frase e diceva: ma che c'entra Beppe Fiorello coi gay? E allora questa cosa mi ha fatto pensare, perché bisogna centrare qualcosa, in che senso, per raccontare la storia di due ragazzi? Cosa vuol dire che c'entra quei gay? Non bisogna centrare con l'umanità, siamo tutti al centro e centriamo tutti con tutti, perché siamo esseri umani, non c'è una categoria. Questa cosa mi ha colpito molto. Non mi sono né arrabbiato, né ho riflettuto moltissimo. Io non voglio essere specialista di qualcosa. Io ho sempre raccontato le storie di cuore, di pancia. E comunque ho lavorato, perché ho lavorato anche sulla nascita di Arcigay, che è il movimento più grande per i diritti omosessuali, perché nasce esattamente qualche mese dopo il ritrovamento dei corpi di quei due ragazzi e nasce nella mia terra, nasce in Sicilia, che invece è una terra purtroppo, ahimè, sempre raccontata per lo stereotipo e per quel marchio, per quel brand orribile che è la mafia. Quindi per me questa è anche una grande opportunità per veicolare la mia terra che genera amore. Questo per me è fondamentale. Siamo qui anche a raccontare come gli stereotipi si devono superare.
E io vado in giro adesso, sto girando l'Italia sala cinematografica per sala cinematografica, quindi vi verrò a salutare in tutte le città che stanno ospitando il film e anche quelle che non lo ospitano. Se lo volete chiedetelo. Come, sai, fatelo, perché lo dovete vedere, va visto. Grazie, grazie. Va visto. Ci vediamo presto nelle città. Facciamola girare sta ruota, fate parlare le vostre coscienze. Bob, mi porti per favore questo pensierino? Questa è la mascotte dell'Aeronautica Militare. Stupenda. Si chiama Roger. Ti voglio congedare così. Bellissimo. Perché sei Francesco Baracca. Grazie. E hai contribuito, insomma, a regalarci un pezzo. Grazie. Di storia anche. Grazie. Questa volta. Giuseppe, grazie. 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 Buon tutto, buon lavoro e complimenti. Dove vado? Ciao. Ciao, bocca al lupo.